Anche per questo periodo di festività è tornato uno degli appuntamenti oramai immancabili per le festività natalizie a Surbo, il Presepe Vivente edizione 2012, che per il quinto anno consecutivo continua a colorare e riscaldare una zona rurale di Surbo con la formula oramai consueta di rappresentare i momenti salienti della natività. L'evento organizzato dall'Associazione Anziani in Movimento in collaborazione con le locali parrocchie e scuole presenti nella comunità di Surbo. Durante il percorso si potranno visitare le capanne, le botteghe degli artigiani e degustare i sapori surbini. Il percorso del presepe sarà un viaggio affascinante in una zona di campagna tra Surbo e Giorgilorio, un lembo di terra peraltro poco conosciuta in cui si assiste a diverse scene determinanti per la comprensione e la corretta interpretazione del Natale raccontato dal Vangelo, dall'Annunciazione al censimento romano, dall'Annunzio dell'Angelo ai pastori, prima di raggiungere la grotta, ultimo scenario dove si potrà intravedere e contemplare con Maria e Giuseppe la nascita del bambinello. La sfida anche questa volta consiste nell'organizzare un presepe itinerante capace di creare tutti quei momenti suggestivi e caratteristici in un'atmosfera natalizia. Il presepe vivente rappresenta un momento di collaborazione tra le varie realtà comune di Surbo, parrocchie, associazioni locali che incontrano per una collaborazione fraterna attorno ad un progetto che tra i suoi principali obiettivi quello di essere aggregante, di avvicinare dunque i visitatori al messaggio evangelico. Con volontà di rinnovare e migliorare i risultati ottenuti negli anni precedenti, questa edizione, che coinvolgerà tanti figuranti, si terrà, dopo aver archiviato le date del 25 e 26 dicembre scorsi, anche l'1 e il 6 gennaio prossimi dalle ore 17 alle 21 con ingresso gratuito. Il fine della manifestazione è quello di far rivivere le tradizioni, la tradizione del Natale in maniera bella, in maniera partecipata. E qui siamo proprio col gruppo delle signore dell'Associazione Anziani in Movimento che stanno preparando la pasta, le pittole, i porcidruzzi. È stata realizzata in questo luogo che versava in stato di totale abbandono, anche perché il presepe in piazza, come si è fatto negli altri anni, con le stesse modalità, più in piccolo, si sapeva che non si sarebbe potuto fare perché sono in corso i lavori di rifacimento della piazza Unità Europea. Comunque il fatto di averlo fatto qui credo che sia l'inizio di una tradizione che non potrà che crescere e consolidarsi negli anni, perché vi sarete resi conto che è stato fatto un grande lavoro in pochi mesi. Iniziativa in cui subito ha chiesto la collaborazione del Comune e noi come amministrazione, che da un pochettino di anni stiamo cercando di portare avanti queste manifestazioni, non abbiamo fatto altro che subito prendere in basso questa idea e cercare di dare la massima collaborazione. Io ringrazio tantissimo anche il mio sindaco che è qua vicino, che ha sposato pienamente l'idea insieme a tutti gli altri assessori. La giunta mi è stata vicinissima in tutto questo progetto.